Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, oggi con un altro video. Questo è il terzo episodio di questo torneo, il torneo mondiale parte 1. E allora, ci sono queste 24 nazionali, vediamo il Brasile e l'Italia a punteggio pieno, il Portogallo a 16, la Danimarca e la Germania a 15 e poi il resto. Allora, ancora qui con la sfida dei marcatori, perché non ho ancora caricato nessun video, è proprio il terzo episodio. Allora, secondo voi chi sarà il capocannoniere di questo torneo? Allora, io avevo detto appunto Immobile, lo sto dicendo in ogni episodio, che però si trova a 3 e al 16° posto. E invece per chi ha detto Cristiano Ronaldo, per ora sta andando bene, anche perché comunque ci sono diversi nomi importanti, come comunque Poulsen che sta giocando bene, Dolberg, anche se lo vediamo laggiù, sta giocando bene, Gnabry che sta segnando ogni partita, comunque nomi importanti. Partiamo subito quindi con la prima partita, Egitto Stati Uniti. Allora vediamo un po'. Ha vinto gli Stati Uniti, beh, diciamo qualcuno se lo poteva aspettare. Finlandia Bulgaria, la Finlandia in realtà aveva iniziato bene, però alla fine è andata, si è persa, diciamo. Vediamo un po'. 0-0, la Bulgaria è pure scarsa, aveva un solo punto. Che Portogallo Sudafrica, partita molto importante per Cristiano Ronaldo e per il Portogallo, e l'ho detto già nello scorso video, chi l'ha visto sa qualcosa. Però questa volta invece è tutto diverso, perché vince sia il Portogallo e sia Ronaldo segna, quindi questa volta non ci sono riusciti. Canada-Danimarca. Danimarca sta andando molto bene con quel Dolberg-Poulsen, la coppia assurda. Doppietta di Poulsen, l'avevo detto a inizio video che quello era un nome importante, ragazzi. Quello è un nome importante. Se è al secondo posto della classifica marcatori. Irlanda-Svezia. 1-0, brutto questo 1-0. Quaison. Venezuela-Galles. A 1, tra l'altro quel Rosales segna sempre, ragazzi. Adesso ci sto facendo caso, sta segnando più il terzino destro che l'attaccante. Grecia-Germania, l'attaccante della Grecia contro Gnabry, appunto, che ha segnato, ha fatto vincere lui questa partita. Cina-Nuova Zelanda, mamma mia che scontro. Vabbè, no, la Cina, a parte gli scherzi, non sta andando tanto male, però la Nuova Zelanda non ha nemmeno un punto. Tra l'altro questa partita si giocava a mezzanotte, stava scritto. Eppure stranamente vince la Nuova Zelanda, che fa i primi 3 punti, anche se un solo pareggio comunque era storico. Brasile-Slovenia, credo è del Brasile, anche se spero Slovenia. E vabbè, segna Cabrais, che era un nome importante, segna Beretta, che è un nome importante, segna Catarino, che sta segnando sempre anche se un terzino. Ok, Paraguay-Uruguay, guarda caso, vediamo un po'. 4-0, ancora doppietta di Luna, ragazzi. Quell'uomo ha fatto 4 gol in 2 partite, non è importante, assurdo, assurdo. Ecuador-Italia, speriamo ragazzi, speriamo, vediamo. 2-1, Immobile e Acerbi, doppietta di giocatori della Lazio. E ok, vabbè, sì, diciamo partita era complicata perché stavano in trasferta, però alla fine non era tanto complesso. Austria-Norvegia, vediamo un po'. Haaland comunque non è tanto forte a simulare su questo gioco. Haaland non è tanto forte a simulare su questo gioco. 1-0, ho detto tutto, gol di Haaland. E finisce la 7ª giornata. Ok, Austria e Gino, 2-2. Tra l'altro hanno segnato i difensori, questo gioco comunque troppi gol dei difensori e pochi degli attaccanti a quanto pare. Norvegia-Ecuador,
l'Haaland l'ha segnato, chissà se lo segnerà ancora contro qualcuno. Eh sì, segna ancora l'Haaland. E solo. Italia-Paraguay, subito l'Italia questa... Dai, è una partita troppo semplice. Non la possiamo sbagliare questa. Vediamo un po'. Eh sì, 5-0, tripletta l'Immobile, ragazzi. Che poi ha pure sbagliato il rigore. Però ha segnato 2 minuti dopo, quindi... Vabbè, non può essere respinta, perché non credo 2 minuti per una respinta. Però io avevo detto Immobile già nel primo episodio, e a quanto pare Immobile è secondo, quindi sto andando bene, dai. Uruguay-Brasile. Doppietta. Paulinho-Neymar. Neymar tra l'altro il primo gol in questo, diciamo, mondiale. Non so se è il primo, però mi sembra il primo. 1-1 tra Slovenia e Cina. Tra l'altro ha segnato Elkeson. Nuova Zelanda contro Grecia. Vediamo un po', che la Nuova Zelanda aveva vinto. Invece stavolta no. Comunque quell'attaccante non sta più segnando, quindi non so. Per chi l'avesse detto, vabbè, ma chi è che dice che l'attaccante, però vabbè. Germania-Venezuela. Quello di Gnabry, Brandt, che comunque è un nome importante. Eh sì, Gnabry è terzo. Galles-Irlanda, derby più o meno. Vabbè, no, diciamo di no, che deve essere Irlanda del Nord, allora sì. Però Irlanda no. Svezia-Canada. Partita abbastanza equilibrata, sembra. Vediamo un po'. 3-0, doppietta di Quaison e gol di Fosberg. Comunque stanno segnando spesso anche loro. Danimarca-Portogallo, questa sì che è una bella partita. Questa è una bellissima partita, vediamo un po'. Poulsen e Dolberg contro Ronaldo. E gol di Ronaldo. E il mio Immobile, non so, sta a 3 gol di distacco ormai. Cristiano Ronaldo ha fatto 10 gol in 8 partite. Quindi vabbè, so che la maggior parte di voi avrà detto Ronaldo. Secondo me non avete sbagliato. Sudafrica-Finlandia 4-0. Cioè, gol di calciatori impronunciabili. Bulgaria-Stati Uniti. Vediamo. È 2-1. Gol di McKennie. Ed è finita l'ottava partita. Ok, il telecomando sta premendo da solo. Ok, è finita l'ottava partita. E vabbè. Allora, siamo a 8 minuti e mezzo di video, quindi credo l'ultima giornata. Egitto-Bulgaria, gol di Salah. Mamma mia, da quanto tempo non segnava Salah, segnavano solo i difensori all'Egitto. Stati Uniti-Sudafrica. Tra l'altro, questi Stati Uniti e Sudafrica non so dove sono in classifica in realtà, quindi devo andare a controllare proprio. Gol di Long. Ok, Finlandia-Danimarca. Vediamo un po'. Partita importante. Doppietta di Brad White. Adesso l'ho notato, ma la Danimarca gioca con tre punte centrali comunque. Perché Poulsen, Dolberg e Brad White sono tre attaccanti, diciamo, a TT. Se guardiamo il mondo. Quindi diciamo un po' una cosa strana, però sì. Portogallo-Svezia. Diciamo... Portogallo è quarto o terzo, la Svezia è sesta. E no, ancora col di Ronaldo. Non andiamo bene. Non andiamo affatto bene. Canada-Galles. Occhio, partita importante. 2-1. Davis-Ramsey. Irlanda-Germania, allora dobbiamo sperare di togliere qualche punto alla Germania, perché solo una l'ha pareggiata e il resto le ha tutte vinte. Ah, segnata al 90esimo quella dell'Irlanda. E poi ha segnato ancora Gnabry, che mi sembra ha superato Immobile. E infatti Immobile deve segnare un po' di più. Venezuela-Nuova Zelanda.
Ha segnato la Nuova Zelanda. E non dico che ha segnato, perché altrimenti il video finisce. Grecia-Slovenia. Allora, qui è l'occasione per quell'attaccante. Non è vero. Doppietta di Kurtic e doppietta di Ilicic. Tutta la serie A. Tutta la serie A. Cina-Uruguay. Vediamo un po'. La Cina anche lei ha partito abbastanza bene. Soprattutto quel Vulei che adesso ho segnato. Però il resto, dai, poteva fare meglio. Occhio, occhio ragazzi. Credo è l'ultima partita della nona giornata. No, c'è anche Norvegia, Ecuador, Austria e Paraguay. Comunque questa è la partita, credo, una delle più importanti di tutto il torneo. Brasile contro Italia. Peccato che me la salta da sola, però è molto bella. No, ha pure segnato al 90° Barella, altrimenti non segnavamo neanche, però peccato. E comunque prima o poi tutti devono scontrare il Brasile, quindi anche se il Brasile fa primo posto, il secondo non è mai da buttare. Paraguay-Norvegia, 3-0 gol di Haaland, che sta segnando sempre, sembra segnato 3 volte in questo video. E Ecuador-Austria, è l'ultima partita, abbiamo visto. Vediamo un po'. Ah, non c'è quel terzino che segna, quindi. E infatti non ha segnato. 3-2, quindi vince anche l'Austria. Ok, è finito anche questo video, il terzo episodio di questa serie. Andiamo a vedere i marcatori e la classifica. Allora, i marcatori sono Ronaldo, che per chi l'ha detto ci sta riuscendo a vincere, sta riuscendo a vincere la scommessa, che ha fatto 11 gol in 9 partite. Poi c'è Gnabry e Beretta 8, Immobile, Poulsen, Brandt a 7, Cabrais a 6 e poi un gruppetto a 5, che vabbè, non dico nemmeno. Ok, comunque è buono. Ma aspetta, soprattutto, facciamo anche un'altra sfida. Secondo voi chi sarà il portiere che subisce meno gol? Anzi no, con più reti inviolate. Allora, a questo punto, vabbè, senza che vado a vedere, però vabbè, senza dubbio credo sarà Alisson. Però vabbè, per non vincere di sicuro dico comunque Donnarumma. Vediamo un po'. Rui Patricio, ragazzi. Rui Patricio. Vabbè, Donnarumma è quinto. Addirittura c'è il portiere della Norvegia. Vabbè, comunque io dico Donnarumma. Poi non so. Allora, a questo punto andiamo a vedere la classifica, perché c'è il Brasile al primo posto, il Portogallo a 25, addirittura l'Italia è quarta adesso, e neanche più seconda, quindi ho sbagliato a dire il secondo posto così brutto. Poi la Danimarca a 21 e poi il resto tutti a 18. Ma comunque gli Stati Uniti sono ottavi. E beh, per ora si salvano fino all'Austria, quindi diciamo la squadra scarsa, più scarsa, che si sta salvando, possiamo dire appunto l'Austria e un po' la Finlandia. Quindi vabbè, la Sudafrica comunque è ultima, questo devo dire. Vabbè, il video finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.